Amici, sono sommersa dalle uova. Oggi andiamo ad aprire insieme tutte le uova targate Balocco. Vediamo insieme che sorprese troviamo, ma prima sigla. Yolanda Switch. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Switch ed oggi sono tornata con un nuovissimo video delle uova di Pasqua! Come avete visto sul mio tavolo c'è una distesa immensa di uova. Oggi andiamo ad aprire tutte quante le uova targate Balocco. 8 uova Balocco. E sono Berlino della casa di carta, uova TI, Santoro, uova barbiere pasticcere, i puffi, la casa di carta, Masterchef e Kung Fu Panda 4. Ma prima di iniziare questo video, ragazzi, mi raccomando, se volete altri video delle uova di Pasqua, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, tutte le notifiche le potete ricevere alle ore 14:30 quando carico i video principali, alle ore 18 quando carico gli short. Seguitemi anche sul mio sito ufficiale, trovate il link qui in descrizione che vi rimanda al sito, digitate su Google anche www.yolandaswitz.it. Ora direi di cominciare, iniziamo a fare un po' di spazio. Il primo uovo che ho lasciato qui, ragazzi, è questo qui del barbiere pasticcere. Chi mi segue da anni sa che è uno dei miei cartoni animati preferiti, insieme a Curioso come George, che purtroppo non sono riuscita a trovare l'uovo, mannaccia. Comunque questo è l'uovo del barbiere pasticcere. Per chi mi chiedesse, Yolanda, dove hai trovato queste uova che in giro non si trovano, ragazzi, le ho comprate online su internet. Direi quindi di cominciare. Questo uovo è piccolino, da 150 grammi. L'unico problema delle uova online è che potrebbero appunto arrivare rotte, come a me in questo caso. L'uovo è già rotto. Cos'è? No! Uno dei miei personaggi preferiti è Wilk! Allora, abbiamo trovato quindi un timbrino appunto di Wilk, che è uno dei personaggi del barbiere pasticcere. No, ragazzi! No! Ragazzi, quanto è carino il timbrino. Ora l'ho timbrato qui vicino al cartellino dell'uovo. Devo dire, prima sorpresa, mi è piaciuta tantissimo. Procediamo con l'uovo dei Puffi. Sono stata la mia infanzia, ho tutte le cassette dei Puffi e potevo non prendere. Anche questo qui è di 150 grammi, quindi piccolino. Apriamo l'uovo, boom, spacchiamolo. E amici, anche qui abbiamo trovato un timbro di grande puffo. Questo è grande puffo. Oh, timbra anche molto bene. Questa è la carta blu, è tutta così, fatta con questo colore bellissimo. In realtà me l'avete chiesto, mi avete chiesto l'uovo di Santoro e mi avete chiesto l'uovo della TI. Quindi andiamo ad aprire insieme l'uovo adesso TI. Questo qui è da 240 grammi, sempre al latte. Sulla carta ci sono tutti i peluscetti che possiamo trovare dentro l'uovo. Siamo pronti? 3, 2, 1. Che peluscino è? Oh, che carino! Una tigre bianca! Eccolo qua. Questa è la nostra tigre bianca. Sembra un gattino, ma no, in realtà penso sia una tigre bianca. Originale TI. Davvero molto 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 bellino. Qui c'è il moschettone per attaccarlo alle chiavi, allo zaino, alla borsa, dove si vuole. Molto molto carina. Beh, ovviamente voto 10 anche a questo uovo. Vediamo il prossimo. Le uova più succulente le lascio alla fine, ragazzi. Abbiamo qui l'uovo di Kung Fu Panda 4. È appena uscito, o deve uscire se non mi sbaglio, al cinema. Questo qui è di 240 grammi e la Balocco ci ha fatto un uovo dedicato. Sono molto curiosa. Non saprei proprio cosa ci possa essere. Forse anche qui un portachiavi? Scopriamo. Sorpresa consistente. Spacchettiamo? 3, 2, 1. Oh! Ragazzi, vi posso dire, queste sì che sono sorprese. Adoro. Sembra l'orologio di Ben 10. Chi se lo ricorda Ben 10? Un gadget comunque di Kung Fu Panda 4. Sembra un orologio. Ora però devo comprendere cos'è. Ok, ho capito. Ho capito. Allora, questo qui è un lancia dischetti. Bello, adoro. Allora, questo è l'orologio che va appoggiato qui, ok. I dischettini, che sono tutti questi, vanno messi
qua dentro, si carica e si lancia. È andato a finire là, vabbè, dopo lo recupero. E si lancia! Carino! Girate tutto il giorno di Pasqua. Viene regalato un uovo del genere a un bambin asterisco, tutto il giorno a lanciare i dischetti. Voto 10, non me l'aspettavo. Procediamo adesso con un uovo diverso dal solito. Non sono cartoni animati, non sono peluscini, no. Ma è l'uovo di MasterChef Italia. Ragazzi, non lo sapevo che MasterChef avesse fatto l'uovo. Ragazzi, questo è gigante, è di 320 grammi. Cosa può uscire dall'interno? Comunque, cioccolato finissimo al latte. Ah, qui non c'è bisogno dell'aiuto, ma c'è il nastrino. Chi lo segue MasterChef? Io sono patita di MasterChef. Mi piace tantissimo, lo seguo sempre. Curiosissima di sapere che sorpresa possa uscire da un uovo del genere. Si sente la sorpresa. Un gadget per la cucina? Chi lo sa? Scopriamolo. 3, 2, 1... Ragazzi, è uscita una sac à poche. Per chi non sapesse cosa sia una sac à poche, è dove metti la panna all'interno, la spremi per fare i ciuffetti di panna. Ragazzi, con i beccucci anche di questo materiale qui, targata MasterChef. Regalo, ragazzi, utilissimo. Grande, grande, veramente grande. Mi piacciono tantissimo questi regali. Fino ad ora nulla da ridire, vi giuro. Allora, procediamo con il prossimo uovo, che è una novità, ragazzi, che è in collaborazione con Netflix, La Casa di Carta Berlino. Eccolo qua, cioccolato sempre finissimo al latte. La carta è stupenda ed è di 320 grammi. Ma procediamo allo spocchetto. È andato a finire sulla luce, ragazzi, l'accetto. E vediamo un po', voi l'avete vista la serie di Berlino? Confido tantissimo in un gadget carino. È qualcosa di morbido comunque, vediamo. Odore di cioccolato, fantastico, 3, 2, 1. Che cos'è? Ma comunque posso dire, ragazzi, fino ad ora, non per qualcosa, ma la Balocco è quella con le sorprese più carine. Allora, abbiamo qui un portamonete. Un portamonete di Berlino, targato Berlino. Ed è in latta, in acciaio così, in latta. Si apre, all'interno si possono mettere gli spicciolini o in realtà anche altre cose. E dietro ci sono tutti i nomi degli aiutanti anche di Berlino. Posso dire, sono sorpresa di queste sorprese. Ci sono rimaste le ultime due uova ad aprire. Io però, visto che abbiamo aperto Berlino, andiamo ad aprire quello della Casa di Carta. Mentre Santoro Gorgeous lo andiamo ad aprire per ultimo, perché so che è quello che mi avete richiesto di più. Apriamo questo della Casa di Carta, che è quello appunto nuovo del 2024. C'è scritto pure, secondo me mi aspetto più o meno forse una cosa simile a quella di Berlino. Anche qua c'è l'accetto. C'è una bella carta con tutte le facce della maschera della Casa di Carta. L'uovo è già rotto. Però non mi voglio spoilerare la sorpresa. Visto che è già rotto, spacchiamolo. Ecco qua. No, è una cosa diversa. No, vabbè, ragazzi. No, vabbè. Uscite un paio di cuffie. Poi sono pure quelle che piacciono a me. Sono le cuffiette con i gommini. Targate la Casa di Carta. Ma stiamo scherzando, vediamo. Ma ragazzi, adoro. Ma fantastiche. Ora dobbiamo vedere però come si sente la musica. Spero che si senta bene. Raga, io non so cosa dire. Non so come esprimermi. Queste sorprese sono una più bella dell'altra. Ultima uova, ragazzi, ne abbiamo aperti 8. Mamma mia, tantissimi. Balocco Santoro Gorgeous. Questo ve l'avete richiesto veramente in tanti. E adesso vediamo un po' la sorpresa che possiamo trovare. In realtà di Santoro Gorgeous ce n'erano due, questo balocco e un altro. Magari posso prendere anche l'altro, vedo se lo trovo. Eccoci qua, procediamo con l'apertura. La carta è fantastica. Vi dico che queste uova non costano poco, perché sono anche grandi. Questo di Santoro è di 240 grammi, sempre cioccolato al latte. Le uova vanno dai 13-14 euro, quelli più grandi anche 16-17. C'è la classica bamboliena proprio di Santoro. Vediamo, la sorpresa c'è. 3, 2, 1. Vediamo un po' cosa abbiamo trovato. Una bag, una bustina. Ah, un sacchetto? No, una bandana! Oh, è una bandana! Ma può essere utilizzata anche come scaldacollo, volendo? Se questa
è la sorpresa che mi è piaciuta meno. Per il resto sono soddisfattissima di queste uova, sono state stupende. Grazie a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto e vi abbia strappato un sorriso. Vi voglio bene, un bacione a tutti, un abbraccio e ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Ciao!